Sono anche in Croazia, se volete. Repubblica Ceca? Vabbè, che ce l'abbiamo proprio qua accanto. Allora, 3 mesi in Repubblica Ceca con mentalità difensiva. O mi trovi il nuovo Nedved o tu non ci sei più. Allora, contro il Werder Brema, vediamo se FIFA sarà un pochino più magnanimo. Mettiamo Gaudino, mettiamo Rizzuto e mettiamo Calabresi. E ce la giochiamo così. Dai ragazzi, contro la terza, che se non altro battendola sarebbe ancora più improbabile che ci scavalchi. Quindi resteremo noi e le merde, quelle di cui non voglio neanche dire il nome. Mettiamo la loro terza maglia e andiamo all'Arena Azzurra. Buona partita. Bel contropiede però, gestito da... Gaudino! Col tacco poi! Scatenato Gaudino, quanto ci piace. Qua dentro. Selke! 1-0! Che gol da bomber! Questo gol di Selke, per quello che mi piace, ragazzi. Voi potete comprare i giocatori che volete nelle vostre carriere, ma servirà sempre uno come Aremu e uno come Selke. Poi gli altri possono essere con 5 stelle skill, correre, però ci vuole uno come Selke e uno come Aremu. Vai. Vai, cancellieri. Vai, cancellieri, ci sei. Ci sei. Maia. Tiro. Gol, 1-1. Primo tiro. Yeboah. Yeboah, fuori. Il tiro. Fuori! Contropiede. Dentro. Selke. Il tiro para il portiere. Mamma mia, ragazzi. Questo era il classico gol alla Selke. Non gli è uscito. Voleva tanto segnare prima del cambio, ma non ce l'ha fatta. È buono. Palla dentro. Montanari. Para ancora il portiere, perché è cresciuto tanto. Palla dentro. Intanto Kasami. È fuori gioco. Vi dico, ragazzi, sono sincero, mi fa molto strano che abbiamo pareggiato. Cioè, ero sicuro di perdere. Fischio finale 1-1. Peccato però, perché le occasioni le abbiamo avute nel secondo tempo, soprattutto quella clamorosa con Selke. Allora, dai ragazzi, siamo rimasti a più 8. Direi che si può... Non sono ancora arrivato al punto di simulare direttamente fino a maggio, quello no. Col Paderborn, a sto punto proviamo Montanari. E qua andiamo a fare simulazione veloce. 2-4, Montanari, Sardella, Montanari, Taferner. Devo dire che Montanari quando simuliamo segna molto spesso, quindi forse è da provare sempre di più. Comunque, mi fate notare giustamente che siamo a più 14 dalla terza e mancano 4 partite, quindi siamo in Bundesliga, anche proprio matematicamente parlando. Anche a Voigt a sto punto gli faccio fare una partita. Per far giocare Voigt vuol dire proprio che è matematico che siamo passati. Tanto perderemo col Monaco, è ultimo. Quindi sicuramente fanno vincere loro. Non ho neanche speranza. Oh, 2-0. Selke Montanari. Ma wow, bellissimo. Bellissimo. Ora, direi che possiamo riunione per valutare il suo lavoro. Ma cosa volete valutare? Che siamo primi. Come siamo messi qua con la primavera, eh? Ah, era arrivato anche Mancini che era da guardare. Questo è solo un 50. 3 2 1 Fuori. Allora, il Düsseldorf è ancora troppo in alto per i miei gusti. Comunque sì, abbiamo vinto a questo punto già matematicamente. Per cui simuliamo col San Pauli. 0-0. È ottimo. Il Leverkusen vuole il prestito di Ludwig per 2 anni. Rifiuto ovviamente. Io voglio mandarlo in una squadra possibilmente di Bundesliga 2. Così continua a giocare in Bundesliga 2, diventa super forte e magari si sistema il discorso crescita. Voigt, 2 porte inviolate. Ma si scopre che è da usare. Ingram in realtà mi sembra più pronto per una promozione. Lombardo tra poco sale. Mazza. Ci sto. Poi Ludwig. Oh. Nessuno, vero? Nessuno. Poi Ludwig al Bologna 2 anni. Lo mandiamo? Io però lo manderei 1 anno al Bologna. Potrebbe giocare al Bologna, eh. Io voglio bene a Ludwig. Se si sblocca il potenziale, per me torna utile. Però vabbè, almeno Bologna, capito? Cioè, lo sentiamo più come casa. Delega.
prestito un anno. Allora, l'ultima la giochiamo, dai, e facciamo la premiazione. Allora, simulazione veloce. Ah, ragazzi, ha segnato a doppietta di Rossi. Ragazzi, Rossi c'è, doppietta col Fürth. Sarà salito. Dai, ottima promessa. Tra una settimana sale ancora. Diventa 70 a 19 anni. Dai. Dumas. Fiore. Piras. Piras, ragazzi, ci sta. Però devo capire dove gioca. Mi sa che gioca fuori da questa squadra. Allora, accordo per il prestito di un anno con il Bologna per Ludwig. Io accetto, ragazzi. È meglio accettare ora. Così arriva Ludwig, appena apre il mercato, e il Bologna, si spera, non compri nessuno in attacco. Allora, siamo contro l'Ingolstadt, dove giocherà Elva. E questa è l'occasione per vedere se va preso. Perché se di nuovo ci fa il culo, vuol dire che è destino. In attacco sempre Eckert, Aienza con Kaya, che sono molto forti. Noi però abbiamo la nostra formazione, quella che ci ha permesso di arrivare primi in Bundesliga 2. È la nostra ultima partita in Bundesliga 2. Festeggiamo, perché da qua in poi si riprenderà a vivere settimana dopo settimana le emozioni della carriera in Bundesliga 1 contro grandi squadre. Quindi abbiamo avuto questa stagione di passaggio, di purgatorio, ma adesso siamo pronti per festeggiare quello che è nostro e andare in Bundesliga 1. Forza! Kasami, il cross di Rossi è bello! Cancellieri, doppia parata del portiere. Cioè, guardate come sale e comunque crossa bene. Proviamo il secondo cross. Selke, rovesciata! Fuori di nulla. Grazie, meno male. Cancellieri! E poi arriva Yeboah, 1-0. Ma questo è un gran tiro di Cancellieri, bravi! Yeboah. Yeboah, para il portiere. Yeboah. Dentro, tiro, gol, Selke. 2-0, non poteva non segnare Selke. Dopo due anni in Bundesliga 2 meravigliosi. Lui che poteva fare la pensione in Belgio all'Anderlecht, ha detto no, torno in Germania, torno a guidare una squadra nuova, un progetto fresco, e provo a portarla in Bundesliga. Dentro. Hubner! Vai a prendere l'abbraccio dei tuoi in panchina. Vai. No, va direttamente a salutare il pubblico. Il gol del capitano, che tra poco la alza, eh. Cambi. Allora, standing ovation per Scuffet. Para Voigt, bravo. Bravo, caro. Vediamo se fa anche lo schema. Sì, schema. Cancellieri. Bello d'esterno. E alla fine arriva Yeboah. Vai, Selke, spacca la sta porta! E allora un altro cambio. Cambio. Selke, Cancellieri dentro Ludwig e Montanari. Per dare anche un messaggio. Che sono anche le seconde leve quelle che hanno permesso di vincere sto campionato. Non solo i titolari. Gol. Perché ti arrabbi, Voigt? Dai, tranquillo, prima di festa. Fischio finale! Fatemi vedere un po' di festa! Eccoci qua, arriva l'applauso del pubblico! Rizzuto, saluta! Felicissimo Yeboah, che ovviamente ha bisogno per la sua carriera di andare in Bundesliga 1. Poi c'è la gioia anche di tutta la squadra. Vediamo Cancellieri abbracciarsi con Selke e Taferner. Bellissima questa immagine, questo quadretto. Felice anche Rossi e Aremu. C'è un bel clima, ragazzi! Siamo in Bundesliga 1. Eccoli! Eccoli. Eccolo il disco, il CD. Eccolo l'album della Bundesliga 2. Però l'alzerà di fianco a lui il capitano Hubner. Alzala, che non abbiamo visto la Bundesliga 3. Adesso voglio vedere una coppa alzata al cielo, anche se è più che altro un dischetto. Siamo campioni della Bundesliga 2, finalmente, dai. Tutta la fase di costruzione, di avvicinamento alla massima serie l'abbiamo completato. Dalla prossima stagione si ragiona in grande, si gioca in grande. Eccolo, guarda quanto è felice Hubner. Con Montanari, Kasami, Rizzuto,
calabresi, ragazzi. Fuochi! Ecco, volevo questo, perché da squadra italo-tedesca non potevano mancare i fuochi dei parenti. Prod by papà Rizzuto. Comunque, ecco qua il dischetto. Vedo anche Sardella comunque felice, che è rimasto un po' nell'ombra, ma in realtà ha spesso giocato quando abbiamo fatto le simulate e sarà più facilmente titolare l'anno prossimo. Allora, 10 partite consecutive da imbattuti. Congratulazioni, è tutto merito dei giocatori. A me interessano solo i trofei, chiaramente. Avete vinto di nuovo, dovremmo essere orgogliosi del nostro lavoro. Ha mai pensato di non vincere oggi? Siamo sempre pronti al peggio. Ci siamo stavolta, meno male. E andiamo avanti. Allora, Ludwig in prestito un anno al Bologna. Andiamo a vedere subito le statistiche, perché poi dopo andrò fino alla fine. Voglio capire una cosa. Il primo, allora, Werder Bremen si gioca i playoff. Avremo il Fortuna Düsseldorf in Bundesliga 1. Segnatevelo, segnatevelo. Giovane vuole andare via. Kirk, fuori. E poi Ingram. Ingram sale, promuove in prima squadra, molto bene. Allora, Lefort, 81, 20 anni del Bologna. Comunque Lefort, lei è veramente forte. È il regen di Ribéry, forse un po' troppo da comprare, però lei è veramente forte. Possibile cambio di ruolo per Simone Rossi. Ok, sale al 70. Vediamo, penultima occasione. Forse ho trovato qualcuno, però mi sembrava scarso. Proviamo a vedere se cambiamo di ruolo cosa succede. Yeboah intanto 81, vabbè, rotto Yeboah, ragazzi. Reznik. Questo è il Canada che ci porta come sempre carbone. Sfida salvezza. Ha vinto l'Augsburg 5-1 di totale sul Werder Bremen, quindi rimarrà l'Augsburg in Bundesliga 1. La DFB Pokal ha vinta il Wolfsburg contro l'Augsburg. Poi la terza liga chi l'ha vinta? Ah no, questi sono i playoff promozione. La Turk Guku ha vinto, ma che bello. Allora, ha vinto la finale di Champions il Bayern Monaco. Finale tutta tedesca con il Borussia Dortmund. Poi Europa League ha vinto il City con l'Arsenal. Poi abbiamo la Conference, chi l'ha vinta? Il Tottenham. Poi andiamo su altri campionati e andiamo su Bundesliga 1, vinta dal Bayern Monaco. Poi Red Bull Leipzig, Leverkusen, Borussia Dortmund terzo, Wolfsburg, Hertha Berlino. Scendendo possiamo vedere che l'Hamburgo, l'Augsburg, no, l'Augsburg si è salvato, il Mainz e l'Hamburgo. Cosa, le due di notte. Tanto Lombardo è salito a 66, più 8. Visione, inventiva, saggezza. Ragazzi, Lombardo potrebbe essere forse l'ala più forte che abbiamo allora a sto punto. Ma ragazzi, Lombardo è fenomenale. Statistiche giocatori. Capocannoniere, Selke per il secondo anno di fila. Miglior assist, Peterson del... Ok. Del Fortuna Düsseldorf. Poi assist, Yeboah 8 assist, Gaudino e Taferner 7 e 7. Reti inviolate, Scuffet solo decimo. Allora, Selke 17 gol, 5 assist, Yeboah 11 e 8. Montanari 9 gol, 1 assist, molto bene. Poi Kasami 8 gol, 4 assist, Cancellieri 7 gol, 3 assist, non male, va bene. Taferner 5-7, clamoroso, Gaudino 3-7, va bene, Ludwig 4 gol. Rossi 2 gol, Sardella 2 gol, 1 assist, Hübner 2 gol, 2 assist, Barreca 4 assist, Calogero 3, va bene. E un assist di Calabresi, ovviamente simulando. Allora, vediamo, perché ho paura. Ho paura che mi esonerino. Allora, giocatore rientro dal prestito, Gnonto e Vito D'Amico. Termina stagione. Un'altra chance. L'ho dovuta leggere tutta. Altra chance, grazie. Grazie, effettivamente il discorso dei rinnovi è giusto. Siamo arrivati primi a più 20 dalla seconda. Avanti, è il tuo momento.